Benvenuti a tutti, senti tu, io sono Paolo Canepa e questo è il canale di musicoterapia da guardare. Nel video tutorial di oggi affronteremo un argomento molto molto complesso ma molto molto affascinante e dal mio punto di vista, ma credo da parte di molti musicisti, è considerato un punto fondamentale per chi fa il nostro mestiere, e cioè muoversi nella mappa, nel territorio dell'armonia. Questo tutorial potrebbe avere più tanti titoli, potrebbe intitolarsi Circolo delle Quinte, potrebbe intitolarsi Trasporto, potrebbe intitolarsi Come trovare i diesis o i bemolle nelle scale che non sono la scala di Do. Quindi andiamo a cominciare. Cominciamo andando a recuperare degli elementi che conosciamo già, nel senso la nostra stringa di 12 note cromatiche. E appunto sono distanziate l'una dall'altra di mezzo tono, e vediamo anche che questa distanza si chiama ottava e nello specifico ottava cromatica. Io ho raddoppiato l'ottava perché così mi torna più utile a livello didattico per farvi vedere alcune cose. Vedete, questa è una, questa è l'altra, e sono andato a riprendere anche lo schema della scala maggiore, lo schema che abbiamo già usato nelle lezioni precedenti, una specie di griglia che io posso spostare avanti e indietro lungo la linea delle due ottave cromatiche che vi ho fatto vedere precedentemente, e grazie a questo schema io ottengo immediatamente le note della scala che mi interessa, cioè la scala che me farò cominciare con il cerchietto più a sinistra di questo schema. Cominciamo provando a percorrere step by step, di semitono in semitono, il nostro schema, e effettivamente tutto funziona, nel senso che io vedo che se metto lo schema con il primo cerchietto sul Do, ho una scala senza nessuna alterazione, proseguo e vedo che le alterazioni cominciano a comparire in modo anche abbastanza improvviso, nel senso che dal Do, che non è nessuna, al Do diesis o Re bemolle, che improvvisamente vediamo 7 diesis o 5 bemolle. Vi dico già che in questo tutorial uso uno schema cromatico, e cioè un rettangolo rosa per indicare i diesis, un rettangolo verde chiaro per indicare i bemolle, e poi vedrete dei rettangoli gialli che vanno ad indicare quelle note che si inseriscono invece in un discorso enarmonico, cioè note che normalmente io chiamo, per esempio in questo caso, Fa o Do, ma all'interno della scala in questione vengono chiamate con un altro nome, in questo caso mi diesis piuttosto che si diesis. Quindi, ricapitolando, rosa per i diesis, verdi per i bemolle e giallo per le note enarmoniche. Se proseguo il mio spostamento della griglia, sempre andando a mettere il primo cerchietto sul nome della nota che mi interessa, vedo che Re di diesis ne ha due, poi c'è il Mi bemolle che invece ha tre bemolle, il Mi maggiore che ha quattro diesis, il Fa che ha un bemolle e così via. Vedete, cioè, se voi percorrete tutto questo schema, troverete, e tutto sommato funziona, quante alterazioni ci sono su ogni scala. Qual è il problema? Che così c'è poco ordine, nel senso che si salta da una scala che non ha nessun diesis, nessuna alterazione, a quella immediatamente successiva che ne ha tantissimi. Allora, dal punto di vista didattico non è tanto utile, ci conviene trovare un altro sistema. Allora, ritorniamo alle nostre due ottave da dove abbiamo cominciato e andiamo a vedere che cosa succede se noi prendiamo la distanza, l'intervallo di quinta, cioè l'intervallo che c'è per esempio dal Do al Sol. Se noi provassimo a percorrere la nostra stringa cromatica ad intervalli a salti di quinta, avremo appunto il Do, il Sol, il Re, il La, ma anche questo sistema ci costringerebbe ad andare avanti all'infinito, cioè dovrei prolungare la mia lista molto, uscire dallo schermo sulla destra. Allora, per ovviare a questo piccolo inconveniente, vi faccio vedere una cosa. Abbiamo visto appunto che dal Do al Sol c'è un salto di quinta, così anche tra il Sol e il Re. Ma guardate un po', se io scendo di una quarta, ottengo ancora il Re. In questo modo stringo le distanze, cioè la prima scala, il Do, non ha nessuna alterazione. Poi se vado su di una quinta, trovo il Sol. Se scendo di una quarta il Re,
Se salgo di una quinta il La, scendo di una quarta il Mi, salgo di una quinta il Si con Do bemolle, scendo di una quarta il Fa diesis Sol bemolle e così via. In questo modo riesco a stare dentro le mie due ottave e capite che questo didatticamente è fondamentale, altrimenti, come vi dicevo prima, dovrei allungare tantissimo questa stringa cromatica. Quindi, quello che adesso vedete, ma non spaventatevi, ve lo faccio vedere solo per farvi capire come nella notazione tradizionale, canonica, quella che usa il pentagramma, viene indicato questo procedere per quinte. Qui sono messe in cerchio, vedete, Do, Sol, Re, La, Mi, Do bemolle, Si, eccetera, eccetera. È lo stesso percorso che noi abbiamo fatto senza usare il pentagramma e continueremo a non usare il pentagramma, era giusto per farvi vedere un altro modo di indicare questa stessa, questo stesso concetto. Allora, guardate un po' che succede. Scala di Do, nessuna alterazione. Salto di una quinta, scala di Sol, un diesis. Scendo di una quarta o salgo di una quinta, scala di Re maggiore, due diesis, quindi progressione perfetta. 0, un diesis, due diesis. Vado avanti ancora, trovo il La, tre diesis. Salgo ancora, poi scendo di una quarta, trovo il Mi, 4 diesis, salgo ancora, poi scendo di una quarta, trovo il Si con 5 diesis, oppure armonicamente il Do bemolle con 7 bemolle, e così trovo il Fa diesis, salendo ancora, o il Sol bemolle, e il Do diesis o il Re bemolle con 7 diesis. Da questo punto in poi vedrete che andiamo avanti soltanto con il bemolle, infatti poi c'è la bemolle che ne ha 4, il mi bemolle che ne ha 3, il la bemolle che ne ha 2, scusate, il si bemolle che ne ha 2 e il fa maggiore che ne ha 1. Questo è il modo perfetto, cioè didatticamente è quello più utile per avere in mente una progressione, per impararla, per memorizzarla, che ci dà anche la progressione e la quantità di alterazioni che aggiungo o tolgo in base alla scala in cui sono. Quindi, ricapitolando, se io salto per quinta Do, Sol, Re, La, Mi, Si, Fa diesis, Do diesis, La bemolle, Mi bemolle, Si bemolle, Fa, o se scendo per quarta Fa, Si bemolle, Do bemolle, La bemolle, Do diesis, Fa diesis, anzi scusate, più che Do diesis, Re bemolle, Sol bemolle, Do bemolle, Mi, La, Re, Sol, Do. In entrambi i sistemi, che io salga per quinta o scenda per quarta, tocco tutte le mie 12 note cromatiche, ma con un ordine che mi torna molto molto più utile per imparare a muovermi nella mappa armonica che mi interessa. Ma c'è un'altra piccola cosa che voglio farvi notare prima di salutarvi. Guardate, la scala di Do maggiore, ormai l'avete capito, non ha nessuna alterazione. La scala di Sol, lo sappiamo già, ha un'alterazione e vediamo che questa alterazione è il Fa diesis. La scala di Re ne ha due e le alterazioni sono Fa diesis, Do diesis. La scala di La ha tre alterazioni che sono Fa diesis, Do diesis, Sol diesis. Il Mi 4, Fa diesis, Do diesis, Sol diesis, Re diesis. Il Si ha cinque diesis che sono Fa diesis, Do diesis, Sol diesis, Re diesis, La diesis. Il Fa diesis ne ha 6 di diesis, con l'ultimo che lo consideriamo armonicamente, quindi Fa diesis, Do diesis, Sol diesis, Re diesis, La diesis e Mi diesis. E infine la scala di Do diesis maggiore ne ha 7 che sono Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si, tutti diesis. Da qui in poi andiamo a vedere che cosa succede con il bemolle. Il Fa ha un bemolle che è il Si bemolle, il Si bemolle ne ha 2, Si bemolle, Mi bemolle, il Mi bemolle ne ha 3, Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, il La bemolle ne ha 4, Si, Mi, La, Re, tutti bemolle, il Re bemolle ne ha 5, tutti bemolle, Si, Mi, La, Re, Sol, il Sol bemolle ne ha 6 e sono Si, Mi, La, Re, Sol, Do, l'ultimo enarmonico, e il Do bemolle ha 7 bemolle che sono Si bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, Sol bemolle, Do bemolle e Fa bemolle. Ma se voi guardate attentamente, andando da destra verso sinistra, la successione che vede aumentare progressivamente bemolle, cioè Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa, è la stessa successione
inversa che vede aumentare i diesis andando da sinistra a destra. Fa, do, sol, re, la, mi, si. E sia fa, do, sol, re, la, mi, si, che è la successione dei diesis, che è similare sol, do, fa, che è la successione dei bemolle, entrambe possono essere viste come successione di quinte o successione di quarte. Questa è la magia della musica. Questo intervallo, la quinta ascendente con la quarta discendente, ci torna utile sia quando guardiamo tutta la nostra stringa di 12 note cromatiche per avere una progressione che didatticamente ci torna utile per imparare le scale, ma anche dovremo memorizzarla perché così sappiamo a memoria quanti sono i diesis, ma soprattutto quali sono i diesis e quanti sono i bemolle e quali sono i bemolle. Bene, io vi stimo molto se siete arrivati fino a qui, perché questa lezione, tra l'altro, è metà, perché ho parlato soltanto delle scale maggiori. Lo stesso discorso lo affronteremo più avanti anche per le scale minori. Ma per questo tutorial va bene così. Io vi ringrazio, vi invito ad esprimere un vostro parere, un commento, a mettere un mi piace o un non mi piace se queste lezioni sono di vostro gradimento oppure no, e vi invito ad andare a vedere i canali che sto curando, e quindi quello di armonia che è questo, quello di pianoforte funzionale e quello di chitarra. E come diceva la mia nonna, suonate in pace. Ciao!